Visita del sindaco Cataneo De Luca a Camaro Sottomontagna, dove non tutti si sono potuti ancora trasferire, mancano caldaie, termosifoni e la luce negli spazi comuni, tempi brevi per risolvere. Processo il 3 aprile per tre ex direttori della raffineria di Milazzo, rinviati a giudizio dal GUP Salvatore Pugliese con l'accusa di gettito pericoloso e di cose disastro colposo. Il sostituto procuratore Rossana Casabona ha iscritto nel registro degli indagati tre autotrasportatori per il tragico incidente mortale dello scorso martedì lungo la A18. Il ruolo fondamentale delle vie d'accesso nella prevenzione sismica, Palazzo De Leoni focus sui percorsi che dovrebbero consentire un corretto svolgimento delle operazioni di soccorso. Contro il Marsala, il tecnico Biagioni conferma il 4-3-3 di domenica scorsa, esordio per l'attaccante Marzullo. Il Città di Messina ospita la Nocerina al Despar Stadium, si gioca però a porte chiuse.